Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel credo, dopo aver professato credo la Chiesa una, aggiungiamo l'aggettivo santa. Affermiamo cioè la santità della Chiesa. E questa è una caratteristica che è stata presente fin dagli inizi nella coscienza dei primi cristiani, i quali si chiamavano semplicemente i santi, perché avevano la certezza che è l'azione di Dio, lo Spirito Santo, che santifica la Chiesa. Ma in che senso la Chiesa è santa? Se vediamo che la Chiesa storica, nel suo cammino lungo i secoli, ha avuto tante difficoltà, problemi, momenti bui. Come può essere santa una Chiesa fatta di esseri umani, di peccatori, uomini peccatori, donne peccatori, sacerdoti peccatori, suore peccatore, vescovi peccatori, cardinali peccatori, papa peccatori, tutto così. Come può essere santa una Chiesa così? Per rispondere alla domanda vorrei farmi guidare da un brano della lettera di San Paolo ai cristiani di Efeso. L'Apostolo, prendendo come esempio i rapporti familiari, afferma che Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei per renderla santa. Cristo ha amato la Chiesa, donato tutto se stesso sulla croce. E questo significa che la Chiesa è santa perché procede da Dio che è santo, le è fedele e non l'abbandona in potere della morte e del male. È santa perché Gesù Cristo, il Santo di Dio, è unito in modo indissolubile ad essa. È santa perché è guidata dallo Spirito Santo che purifica, trasforma, rinnova. Non è santa per i nostri meriti, ma perché Dio la rende santa. È frutto dello Spirito Santo e dei suoi doni. Non siamo noi a farla santa, è Dio, è lo Spirito Santo che nel suo amore fa santa la Chiesa. Voi potrete dirmi, ma la Chiesa è formata da peccatori, lo vediamo ogni giorno. E questo è vero, eh? Siamo una Chiesa di peccatori. E noi, peccatori, siamo chiamati a lasciarci trasformare, rinnovare, santificare da Dio. C'è stata nella storia la tentazione di alcuni che affermavano: la Chiesa è solo la Chiesa dei puri, di quelli che sono totalmente coerenti, e gli altri vanno allontanati. Questo non è vero. Questo è un'eresia. La Chiesa che è santa non rifiuta i peccatori, non ci rifiuta tutti noi. Non rifiuta perché chiama a tutti, li accoglie, è aperta anche ai più lontani. Chiama tutti a lasciarsi avvolgere della misericordia, della tenerezza, dal perdono del Padre
che offre a tutti la possibilità di incontrarlo, di camminare verso la santità. Ma Padre, io sono un peccatore, ho grandi peccati. Come posso sentirmi parte della Chiesa? Caro fratello, cara sorella, è proprio questo che desidera il Signore, che tu gli dica: Signore, sono qui con i miei peccati. Qualcuno di voi è qui senza i vostri peccati? Qualcuno di voi? Nessuno. Nessuno di noi. Tutti portiamo con noi i nostri peccati. Ma il Signore vuole sentire che le diciamo: perdonami, aiutami a camminare, trasforma il mio cuore. E il Signore può trasformare il cuore. Nella Chiesa il Dio che incontriamo non è un giudice spietato, ma è come il padre della parabola evangelica. Puoi essere come il figlio che ha lasciato la casa, che ha toccato il fondo della lontananza di Dio. Quando hai la forza di dire: voglio tornare in casa, troverai la porta aperta. Dio ti viene incontro perché ti aspetta sempre. Dio ti aspetta sempre. Dio ti abbraccia, ti bacia e fa festa. E così è il Signore, così è la tenerezza di nostro Padre. Il Signore ci vuole parte di una Chiesa che sa aprire le braccia per accogliere tutti, che non è la casa di pochi, ma la casa di tutti, dove tutti possono essere rinnovati, trasformati, santificati dal suo amore, i più forti e i più deboli, i peccatori, gli indifferenti, coloro che si sentono scoraggiati e perduti. La Chiesa a tutti offre la possibilità di percorrere la strada della santità, che è la strada del cristiano. Ci fa incontrare Gesù Cristo nei sacramenti, specialmente nella confessione e nell'Eucaristia. Ci comunica la parola di Dio, ci fa vivere nella carità, nell'amore di Dio verso tutti. Chiediamoci allora: ci lasciamo noi santificare? Siamo una Chiesa che chiama e accoglie a braccia aperte i peccatori, che dona coraggio, speranza, o siamo una chiesa chiusa in se stessa? Siamo una Chiesa in cui si vive l'amore di Dio, in cui si ha attenzione verso l'altro, in cui si prega gli uni per gli altri? Un'ultima domanda: che cosa posso fare io, che mi sento debole, fragile, peccatore? Dio ti dice: non avere paura della santità, non avere paura di puntare in alto, di lasciarti amare e purificare da Dio, non avere paura di lasciarti guidare dallo Spirito Santo. Lasciamoci contagiare della santità di Dio. Ogni cristiano è chiamato alla santità, e la santità non consiste anzitutto nel fare cose straordinarie, ma nel lasciare agire Dio. È l'incontro della nostra debolezza con la forza della sua grazia, e avere fiducia nella sua azione che ci permette di vivere nella carità, di fare tutto con gioia e umiltà per la gloria di Dio e nel servizio del prossimo. C'è una celebre frase dello scrittore francese Léon Blois. Nelle ultimi momenti della sua vita diceva:
c'è una sola tristezza nella vita, quella di non essere santi. Non perdiamo la speranza nella santità. Percorriamo tutti questa strada. Vogliamo essere santi? Signore ci aspetta, a tutti, con le braccia aperte. Ci aspetta per accompagnarci questa strada della santità. Viviamo con gioia la nostra fede. Lasciamoci amare dal Signore. Chiediamo questo dono a Dio nella preghiera per noi e per gli altri. Grazie.